In questo video vi mostro come realizzare il punto nocciolina, che è uno dei punti che ho utilizzato per realizzare questa fascia scaldaorecchie che trovate come video tutorial sul mio canale. Iniziamo con il cerchio magico. Faccio 2 catenelle. Io tiro già la codina in modo che il cerchio sia più piccolo del solito perché è molto più semplice lavorare il punto nocciolina all'interno del cerchio e vado a caricare il filo come farei per lavorare un normale punto alto. Entro all'interno del cerchio, prendo il filo, lo tiro fuori e lo tiro in modo che sia un pochettino più alto del solito, vedete? Faccio la stessa cosa altre 4 volte, assicurando il gruppo di maglie con il dito e cercando di lavorare il più morbido possibile, in quanto alla fine dovrete passare attraverso tutte queste asoline e se tenete il gruppo di maglie troppo strette, farete fatica ad uscire. Una volta gettate le maglie 5 volte, potete prendere il filo e passarlo attraverso tutte le asoline. Io faccio anche una catenella per assicurare il punto e ripeto, quindi carico il filo come farei per fare un normale punto alto, entro nel cerchio, prendo il filo e lo tiro in modo che crei della lunghezza, vedete? Non finisco il punto, ma entro altre 4 volte. Una volta che ho questo gruppo cicciotto di maglie, prendo il filo e lo passo attraverso tutte le maglie. Mi raccomando, cercate sempre di lavorare morbido in modo che l'uncinetto passi facilmente. Questo non è un punto facile, io ho dovuto fare molta pratica all'inizio, anni fa, quando avevo imparato questo punto, quindi non scoraggiatevi se all'inizio non vi viene bene. Nel mio tutorial ho lavorato 6 punti nocciolina, quindi vado avanti e proseguo facendone altri 4. Questo è il lavoro finito, spero che questo mini tutorial vi sia stato d'aiuto. Se volete realizzare anche voi questa fascia scaldaorecchie, vi lascio il link del video qui sotto in descrizione.